Amici di YouTube, buongiorno dal vostro Lino Juventus, anzi buon pomeriggio per l'esattezza. È appena arrivato il verdetto per quanto riguarda le indagini sulle plusvalenze e tutte quelle puttanate che hanno parlato per giornate e giornate, i giornali che hanno scritto per tutti i giorni, sembra la stessa cosa. Sapete com'è andata a finire? Tutti prosciolti gli indagati. E anche questa volta qualcuno ci deve delle scuse. Ma qualcuno ci deve delle scuse non solo a parole, qualcuno dovrebbe anche pagare per il modo in cui invangano questi pezzi di merda la Juventus e chi ne fa parte ogni giorno. Qui oggi qualcuno dovrebbe pagare le accuse, le impancate che ci buttano tutti i giorni, sempre loro, sti pezzi di merda. Retrocessione, punti di penalizzazione, scudetto revocato, radiazione, Lega Pro, pipì, papà. Dovete scoppiare. Quando nominate la Juventus vi deve venire un male ogni volta che nominate la Juventus in maniera offesa, in maniera gratuita e senza motivo. Quindi anche stavolta chi aveva fatto già i processi, perché voi dovete sapere che il popolo italiano era virologo del Covid, era esperto di guerre. Poi era diventato anche esperto nelle plusvalenze e tant'altro, quindi il popolo italiano sa fare tutto ma non capisce un cazzo. Quindi tutti questi che ci hanno accusato, imbancato tutti i giorni a scrivere gli articoli, cosa rischia la Juve, ci devono pagare. Sarebbe ora che sta merda di giornalismo che abbiamo in Italia, accanito contro la Juventus, paghi i suoi errori e paga quello che dice. Quindi ragazzi, come io vi avevo sempre detto, che ci avrebbero fatto tutto quanto un buchino, la cosa finisce così, tutti prosciolti. E ora aspettiamo il prossimo caso da inventare per attaccare la Juventus. Senza Juventus in Italia non esiste un cazzo. Quindi smettetela di offendere gratuitamente la Juventus e chi ne fa parte e cercare sempre delle cose che non esistono. Impegniamoci di più nel migliorare il calcio italiano. Perché il calcio italiano è diventato più scarso di quello croato, quindi in Italia pensiamo alle cose serie, non come attaccare la Juventus. Quindi ragazzi, tutti prosciolti, nessuno scudetto assegnato all'Inter, perché qualche interista già voleva lo scudetto a tavolino, tanto loro sono abituati. Detto questo vi mando un abbraccio, buona serata e sempre fino alla fine. E chi odia la Juve, a da muri che la Juve anche. Ciao!